Ragazzi, vi do il benvenuto sul mio canale, eccoci qui finalmente con l'aggiornamento 1.50 di Gran Turismo Sport. I server sono attivi online praticamente adesso, sono le 8-10 del mattino. A parte questo andiamo a scoprire i nuovi contenuti di questo nuovo aggiornamento. Ok, partiamo con 5 auto, BMW M3 Coupé 2003 E46 per gli amici, finalmente l'hanno messa. Jaguar Vision Gran Turismo Coupé, vabbè, Mazda RX-7 tuningata alla Need for Speed Underground 2. Molto molto bella questa auto, non vedo l'ora di comprarla. Finalmente torna al marchio automobilistico RAF con il modello RAF CTR 3 del 2007. Toyota 86 GT Limited del 2016, va bene. Sfida a tempo Lewis Hamilton, è stata aggiunta la modalità campagna, vi avviso costa 8 euro, quindi lo potete trovare sul PlayStation Store. Circuito di Spa, è stata aggiunta esperienze sul circuito, va bene. Ovviamente Laguna Seca, vabbè, si era già visto nel trailer di presentazione di questo aggiornamento che non ci sarebbe stato, pazienza, pazienza. Allora, Asia Pacifico, eccola qui, Toyota GT86 Limited del 2016, ha qualche modifica diciamo a livello estetico, 31.000 crediti, N200, va bene, mi sarei risparmiato su un'auto del genere, nel senso magari l'avrei aggiunta più avanti, però ci sono magari modelli da corsa che meritano di più. La Mazda RX-7, quella tuningata di brutto, è stata aggiunta con una nuova casa automobilistica, quindi non la troviamo su Mazda appunto. Eccola qua, 100.000 crediti che non sono tanti, onestamente, bellissima. 100.000 crediti N400, tanta roba ragazzi, cioè guardate anche gli interni, una cosa pazzesca. Che tra l'altro è un'auto storica dei vecchi Gran Turismo, cioè ma che ve lo dico a fa, Andiamo su Europa, eccola qui, Jaguar Vision Gran Turismo Coupé, che è molto simile a un'altra Vision Gran Turismo che è presente nel gioco. Sapete che comunque non vado pazzo per queste auto, più che altro per l'estetica, no? Troppo futuristica secondo me. Comunque 1 milione di crediti, ovviamente gruppo X. E finalmente ragazzi, torna la fatidica BMW M3 E46, qui vabbè, la chiama coupé, E46 per gli amici, bellissima ragazzi. Per chi segue da tanto il mio canale sa benissimo che è una delle mie auto preferite. 84.000 crediti, pensavo un po' meno onestamente, intorno ai 50.000, ma va benissimo, va benissimo. Voglio vedere gli interni, minchia tanta roba, cioè guardate ragazzi, guardate. Bellissima, cambio manuale, ma che te lo dico a fa, guarda che bella. Dio caro, quanto è bella quest'auto, 344 cavalli, N300. Ok, ultima auto dell'aggiornamento, come ho detto ritorna il marchio automobilistico RAF, che non mi dispiace, se viene affiancato al marchio automobilistico Porsche mi va più che bene, 600.000 crediti. Questa se non sbaglio l'ho provata su Project Cars 2, niente niente male. 600.000 crediti, dai, ci può stare. Bellissima anche all'interno ragazzi, guardate. Beh, bellissimo, non c'è un cazzo da dire. Nuovo aggiornamento include anche sfida a Lewis Hamilton, una modalità in cui puoi cercare di battere i tempi di Lewis Hamilton al prezzo di 8 euro. Non vado nel PlayStation Store, se no ci sta tre quarti d'ora a caricare. Andiamo nella GT League per vedere insomma i nuovi contenuti nella modalità carriera. Allora, campionato principianti, abbiamo due nuove gare per la passione del dottor Wonkel, se la pronuncia è questa. Gara 4 Sardegna 3 giri, Autopolis 2 giri. Ah, come vedete si può usare anche l'auto nuova, per chi fosse interessato. Va bene, va bene, la recupereremo domani, appuntamento alle 18 con la carriera. Andiamo a guidare appunto l'auto nuova, visto che ci siamo. Ok, campionato dilettanti, Spirito Boxer. Abbiamo gara 6 a Spa 2 giri, circuito di Barcellona 3 giri. Campionato professionisti, abbiamo due nuove gare per il trofeo Vision Gran Turismo Plus. Abbiamo gara 6 Sardegna 7 giri, gara 7 Tokyo Expressway sono 6 giri. Per quanto riguarda invece gare di durata, vabbè però basta sto X2019, che poi tra l'altro non ho manco comprato l'auto nuova, 30 giri a Monza perché costa troppo. Altri miglioramenti e aggiustamenti, il controllo del sistema frenante rigenerativo dell'auto e-tron Vision Gran Turismo è stato regolato. È stata ampliata la zona morta dei pedali di freno acceleratore con volante controller Fanatec. È stato regolato il ritorno di forza causato dal sottosterzo con volante controller Fanatec. Allora ragazzi, io ve lo dico subito, avrei voluto fare una live su Laguna Seca, però non l'hanno aggiunto come potete vedere. È un piccolo aggiornamento insomma, cioè ha tante belle cose, però non essendoci un circuito secondo me rientra nella categoria piccoli aggiornamenti. Auto poche però belle. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate con un bel like, un commento. Vi ringrazio per i 500 iscritti e nulla, ci vediamo a un prossimo video. Un saluto a tutti.